Santal vince dando il massimo della frutta, 80%, che vince tagliando il traguardo su un altro brick del 70%. Beh, per saperlo dobbiamo andare da Leopoldo Cagnasso. Buongiorno Leopoldo. Buongiorno, Venni in TV, la TV della distribuzione automatica. Salutiamo gli amici di Venni in TV. Tutti, buongiorno. Leopoldo, allora io lì vedo questo brick con una scritta pera 80% che vince su un brick con un'altra pera un po' scalcagnata con una percentuale del 70%, ciò significa che evidentemente avete inserito un prodotto con una percentuale di succo di polpa superiore, ce ne parli? Certo, beh, quest'anno abbiamo pensato di dare al consumatore il massimo della qualità, per cui abbiamo realizzato tre prodotti premium, che abbiamo definito Santal Premium, due con l'80% di frutta, la pera e la pesca, e uno al 100% di frutta, l'ananas, che è l'unico 100% nel mercato del vending, insieme al nostro arancia a bassa acidità. Cioè, cerchiamo di dare proprio il massimo della frutta, perché la pera e la pesca più dell'80% non si possono dare, altrimenti dobbiamo mangiarli col cucchiaino. Questa pubblicità simpaticamente comparativa sta a significare che noi abbiamo superato tutti i nostri competitor sul mercato per la quantità di frutta che abbiamo inserito nel nostro prodotto. Ma io qui vedo una lunga fila di prodotti, una gran varietà di prodotti. Nell'anteprima Venditalia in onda su Venni in TV, oltre a esserci questo prodotto, esempio pesca o pera 80%, c'era anche questo succo di ananas 100%. 100% che è certamente una percentuale altissima. Sì, beh, il 100% è il massimo che si può fare, è un succo per essere chiamato tale deve essere al 100%, quindi abbiamo pensato anche in questo mondo del vending, come nella grande distribuzione o nel canale Horeca, di dare ai consumatori dei prodotti di altissima qualità, perché non esistevano fino adesso, prima di questo 100% di ananas o della nostra arancia a bassa acidità, non esistevano dei succhi al 100% in questo mercato. Per cui, siccome il consumatore è evoluto, è sempre più attento alla qualità e guarda anche alla percentuale di frutta, abbiamo fatto un prodotto di altissima qualità come questo. Con un aumento del prezzo? Ma leggermente, un aumento molto leggero del prezzo, non di tanto, pochi centesimi si parla in questo caso, perché sostenibile, certamente, sì, assolutamente sostenibile, anche perché nel vending sappiamo che il prezzo finale è comunque rispetto agli altri canali abbastanza vantaggioso, quindi è un aumento assolutamente sopportabile, e devo dire che in questa fiera questi prodotti hanno destato un grande interesse, soprattutto direi sia il 100% ma anche l'80%, perché per i capitolati delle scuole, degli enti pubblici, la percentuale di frutta dà dei punti alle gestioni per presentare le loro offerte nelle gare, quindi abbiamo fatto dei prodotti anche sia per il consumatore ma anche per i gestori, che possono avere così dei prodotti di alta qualità per vincere, diciamo, le gare a cui partecipano. Bene, oltre alle istituzioni anche e soprattutto i consumatori sono sempre più attenti ai prodotti salutistici, alle percentuali di prodotto naturale inseriti nei succhi, nelle macedonie, in tutti quelli che sono i prodotti della terra, in qualche modo poi inseriti in brick una volta realizzati i succhi. Voi come Parmalat, proprietario del marchio Santal, non avete solo questi prodotti? No, noi abbiamo una serie direi quasi infinita di prodotti, e chiaramente non possiamo proporli tutti nel vending, perché nel vending gli spazi nelle macchine sono sempre abbastanza limitati. Comunque abbiamo 13 item nella bottiglietta da 250, di cui appunto questo è l'ultimo nato, la mela verde con la rosa canina, che è una pianta con altissima percentuale di vitamina C, quindi anche qui siamo molto attenti alla qualità. Tra l'altro abbiamo un prodotto da succo fresco, non da concentrato, tutta la serie che si chiama Top è ottenuta da succo fresco, non da concentrato, che è un fatto
anche questo è importante. Poi abbiamo anche come prodotto salutistico il Santal 5 colori della salute, l'abbiamo nel prodotto che viene chiamato blu, dove ci sono prodotti come frutti come il ribes, come le ciliegie, come la prugna, che sono tutti di colore blu. Sappiamo che il principio dei 5 colori della salute prevede che ci siano, che ogni giorno il consumatore debba consumare 5 porzioni di frutti o verdure di colori diversi. In questo caso il blu, che è ricchissimo di antiossidanti, in particolare di polifenoli, e quindi questo è un prodotto veramente salutistico. Quindi anche nel vending cerchiamo di portare questo concetto di salutismo che abbiamo lanciato come Parmalat, col latte, come Santal, anche nel mondo della grande distribuzione, con i latti speciali, con i prodotti funzionali, col primo succo ACE lanciato in Italia, eccetera eccetera. Diciamo che la nostra azienda fin dall'inizio è sempre stata ricca di novità e di prodotti salutistici. Proprio tra l'altro Santal, non so se tutti lo sanno, deriva da due parole francesi, santé alimentaire, quindi già nella nascita, nel suo nome, c'è questo concetto di salute alimentare. E questo per i nostri amici, che desidero ancora una volta ricordarlo, non solo sono addetti ai lavori, ma anche e soprattutto consumatori finali che desiderano saperne di più del nostro settore, della distribuzione automatica, delle metodologie, ma anche e soprattutto dei prodotti somministrati. È certamente una bella notizia, è una notizia in più da andare a conoscere e riconoscere. Leopoldo, quali sono i progetti futuri per il prossimo anno, per la prossima stagione lavorativa di Parmalat Santal? Avete altri prodotti che desiderate inserire? Ma diciamo adesso un po' presto, perché stiamo presentando le novità proprio adesso per l'estate 2012. Comunque sicuramente avremo anche nel 2013 delle innovazioni che potranno essere legate sia al mondo succhi di frutta, ma anche al mondo latte, che non dimentichiamo che Parmalat è soprattutto un'azienda di latte, quindi il mondo di succhi e bevande abbiamo già un'offerta molto ampia che comunque arricchiremo anche l'anno prossimo, ma sicuramente ci saranno delle novità anche nel mondo del latte. Ecco, e parlando proprio del mondo del latte, io faccio una domanda maliziosa, ma perché Parmalat, che è tra le leader nazionali del latte, non è presente nella distribuzione automatica o proprio nel canale della distribuzione automatica con un brick di latte o magari di cioccolata al latte o una bevanda al latte al sapore di cioccolato? Allora, se per questo abbiamo rimediato, perché stiamo lanciando proprio in questi giorni un nuovo brick latte cioccolato che si chiama Max, che adesso sotto mano, però è una primizia. Sì, questo è un altro prodotto che presentiamo oggi per la prima volta. Si chiama Max, che è un brand già presente nel portafoglio prodotti di Parmalat nell'internazionale, ma non ancora nel vending. No, nel vending stiamo lanciandolo proprio adesso, stiamo presentando adesso un latte cioccolato brand Parmalat, e quindi già è già disponibile, diciamo da domani è già disponibile. E sarà un formato da quanti ml? 200. Con cannuccia? Con cannuccia, come questi. No, un brick. Normale con cannuccia, però anche lì stiamo lavorando, perché secondo noi c'è bisogno anche per esempio di latte, del latte comune in questo mercato, soprattutto per le scuole, oppure anche latti speciali, anche gli altri latti speciali che abbiamo proposto alla grande distribuzione, anche nel canale vending potranno essere utilizzati. Io credo che il vending diventerà sempre di più, oltre che un momento di consumo, anche un momento di vendita proprio, da prodotto anche da portare a casa, quindi anche lì ci sarà una grossa opportunità. Credo che nel vending sia ancora, anche se sta sviluppandosi molto, sia ancora agli inizi, cioè il successo del vending sarà sicuramente tanto maggiore quanto riuscirà a diversificare i prodotti che verranno proposte, al di là delle macchine che abbiamo visto anche in questo salone, che sono stupende, sempre più moderne, più belle, più funzionali, eccetera, però soprattutto l'offerta, perché il consumatore vuole sempre qualche cosa di più. Sì, fanno parte anche delle strategie attraverso le quali poi andare a offrire qualcosa in più al consumatore finale. Leopoldo, grazie, sei stato cortesissimo. Anzi, grazie. È stato cortesissimo,
attendiamo di vedere il nuovo prodotto a base di latte e cioccolato. No, qua, me lo posso fare. Sì, amici, sì. Fate un Max, per favore. Così, Max, così lo presentiamo praticamente in anteprima, in diretta, cari amici, perché era un po' nascosto, un po' tantino nascosto. No, sai perché? Perché l'hanno preso su tutti, erano talmente curiosi di questa novità che l'hanno portato via dagli scaffali, quindi speriamo di trovarne ancora qualche confezione, che è proprio in anteprima assoluta questa. Io nel frattempo avrò modo magari di darvi conto dicendo... Inseriamo subito la cannuccia che lo assaggiamo in diretta. Sì, lo assaggio io. E, amici miei, io devo fare ancora una volta da cavia e da tester per voi. Gustosissimo. E non era nemmeno fresco. No, infatti. Il prodotto è, infatti, andrebbe bevuto freddo, però anche così credo che sia una bella proposta anche e soprattutto per i bambini a scuole, credo che abbiano bisogno i bambini soprattutto di prodotti nutrienti e nello stesso tempo salutari, quindi abbiamo latte, cioccolato e zucchero, io penso che sia al massimo. Leggo fosforo, vitamine, calcio e vitamina D. Poi anche un prodotto arricchito di elementi funzionali, quindi direi che per i nostri ragazzi sempre è il meglio che si possa avere. Bene, noi ti ringraziamo, ringraziamo gli amici di Venin TV per la cortese pazienza che hanno avuto nel seguirci negli ultimi 10 minuti, ma abbiamo dato anche una bella novità che è questa qui, il nuovo Parmalat Latte Max che certamente vedremo nei distributori automatici delle scuole di mezza Italia, ne siamo assolutamente certi. Grazie Leopoldo. Grazie a te, arrivederci. Noi continuiamo dunque nel nostro viaggio itinerante nei corridoi di Venditalia 2012. Fabio Russo per Venditv.it Milano.